Allora, diamo subito il benvenuto al direttore sportivo del Palermo, Manuel Gerolin. Ben trovato a Extra Large, speciale calciomercato, direttore. Buonasera, buonasera a tutti. E allora, io le presento intanto subito chi è con me in studio, Salvatore Geraci, inviato speciale per il Corriere dello Sport, al quale do l'onore della prima domanda da fare a lei. Ciao Manuel, grazie intanto Ciao, per essere... Ciao Salvatore. Grazie Buonasera. Per essere intervenuto. Io ti faccio subito una domanda, devo dirti la verità, un po' difficile. Cioè, il Palermo sì. È partito bene, ha preso 6 punti in 2 partite, e ben vengano anche gli altri, dimostrando quello che è la caratteristica di un gruppo bene affiatato. Però questa è una squadra che recentemente ha perso, che so, Belotti, Dybala, Barreto, Muñoz, Morganella ha recuperato, però è un giocatore ancora che viene da un crociato, no? E poi Emerson, per dire, insomma, potremmo un po' continuare. Sei sicuro che questa che stiamo presentando sia una squadra sulla carta più forte rispetto a quella di prima? Oddio, questo non si è mai detto che sia più forte quella di prima. Più forte lo diremo so che conquisterà più punti di quella precedente. Noi sicuramente abbiamo cambiato molto, abbiamo inserito molti giovani per guardare anche una prospettiva futura, però consci anche di avere uno zoccolo duro. Qualcuno è andato via, però è andato via per scelta, come Muñoz, come Barreto. Qualcuno è andato via come Dybala perché giustamente approdava in un grande club e non si poteva più tenerlo. Qualcuno come Belotti voleva il posto da titolare e nessuno glielo garantiva, e quindi sono state anche delle scelte credo obbligate, però inserendo tanti giovani li abbiamo inseriti consci che avevamo anche uno zoccolo duro come Sorrentino, Gonzales, Vitiello, Lazzar, Iaialo, Rispoli, Rigoni, Vasquez, e abbiamo inserito anche Gilardino che farà parte di questo gruppo. Quindi io credo che il Palermo parti da una buona base, soprattutto da un allenatore che conosce questo gruppo e che ha saputo smussare in questi ultimi 2 anni. È proprio da lì che si riparte, dalla voglia di tutti questi ragazzi che hanno dimostrato, dal gruppo, dall'unità, e io credo che queste 2 vittorie sofferte dimostrano proprio quello che e il gruppo alla fine è quello che conta, con logicamente delle grandi individualità che ancora ci sono, perché Vasquez ancora c'è, Gilardino l'abbiamo comprato e non è ancora entrato, però sicuramente è un grande campione e sicuramente non lo scopro io. Lazzar è un giocatore di prospettiva, Iaialo, Ciocev, Keyso, Rigoni sta dimostrando di essere ancora migliorato, Gonzales credo che sia un difensore di alto livello, e mettiamo alla fine la ciliegina Sorrentino che è il grande capitano di questi ragazzi, e ha dimostrato fin dal primo giorno di esserlo, e credo che continuerà perché ha sposato in pieno il nostro progetto. Quindi se sarà più forte non lo so, però sicuramente ce la metteremo tutta per dare grande soddisfazione ai tifosi. Manuel, mi pare che un punto fermo di questa strategia sia Iachini, nel senso che è chiaro che a lui chiedete poi di assemblare tutta una serie di ragazzi più o meno giovani, più o meno di belle qualità, che ovviamente vi debbono dare delle plusvalenze non soltanto in campo, ma anche da un punto di vista economico. L'unica cosa che io francamente riesco a comprendere tutto, non riesco a comprendere, vorrei che tu mi spiegassi anche il motivo di una scelta, un po' ne hai accennato, però mi convince fino a un certo punto, perché Belotti non va a fare il titolare a Torino e mi sembra più un fatto solo di quattrini che di altro, perché Gilardino rappresenta più che un progetto un'opportunità, almeno così mi pare, considerato che voi puntate sui giovani e non sui giocatori anziani, se non ovviamente per fare squadra e per fare risultato, e che invece noi abbiamo sacrificato un giocatore che in prospettiva poteva darci qualcosa in più. Ecco, mi vuoi spiegare per cortesia questa operazione?
Ma questa operazione intanto parte dal fatto che, ripeto, l'ho detto prima, che Belotti aveva bisogno di giocare titolare. E lui voleva essere titolare in questa squadra e noi sicuramente non potevamo garantirlo. Il ragazzo aveva 2 anni di scadenza, aveva offerte molto molto importanti appunto da squadre, compreso il Torino. E noi abbiamo scelto anche a livello tecnico, perché sicuramente Belotti è un buonissimo giocatore, però secondo noi non si sposava molto bene con le nostre caratteristiche, quindi è stata un'opportunità cederlo, perché è stata una buona plusvalenza. E dall'altra parte avevamo individuato invece in Gilardino, come dici te, non giovanissimo, ma con tanti giovani in squadra, magari un giocatore che poteva far crescere gli altri. Gli altri potrebbero essere i Trajkovski, i Djurkovic, i Cajon, i Cassini. Io credo che sia stata una buona opportunità. Non dimentichiamo che il Verona gioca con Toni, non dimentichiamo che Bruno Flores, tanto giovane non è, perché c'ha un anno solamente di differenza, perché è un 83, Gilardino è un 82, un Di Natale è un 77, quindi secondo me Gilardino può andare ancora molto, e di questo ne siamo convinti, perché questo abbiamo fatto questa operazione. Ma allora, solo per questo. Che cosa, qual è il vostro rimpianto? Potevate forse fare qualcosa in più per quanto riguarda le corsie esterne? E poi vorrei un tuo giudizio sul fatto che Rigoni, che secondo me in questo momento ha pochissimi rivali, non sia stato convocato in nazionale. Beh, questo lo dovete chiedere sicuramente a Conte, che è il selezionatore. A noi ci fa piacere avere un ragazzo come Rigoni, di una professionalità unica e soprattutto tatticamente molto bravo, perché i gol che fa vuol dire che tatticamente è bravo, perché si fa trovare sempre al momento giusto, nel posto giusto. Per le corsie esterne, noi, ripeto, siamo contenti così, anche se potevamo fare qualcosa in più sulla destra, ma in effetti noi volevamo prendere solamente per migliorarci molto, avendo già Rispoli e Morganella, che oggi ha firmato il contratto triennale, che dovremo aspettare un mese e mezzo, due. Allora, al posto suo volevamo prendere qualcosa, ma volevamo migliorarci, e per migliorarci i giocatori erano non tantissimi. Uno di questi, posso fare il nome adesso che è finito il mercato, era Isla. Avevamo una trattativa in piedi per Isla, però all'ultimo momento si è inserito Marsiglia, e sappiamo tutti che com'è andata. La stessa cosa è successa per Zuniga, che è entrato nello scambio Soriano, e D'Ambrosio invece ha voluto rimanere all'Inter e giocarsela fino alla fine. Ripeto, prendere uno tanto per prendere, abbiamo detto che potevamo aspettare questo mese e mezzo Morganella e arrangiarsi con quello che abbiamo in casa, e io credo che siamo in grado di farlo. Direttore, ci sono stati dei momenti anche abbastanza particolari di questo mercato. Mi riferisco alle due trattative che hanno fatto discutere tanto, addirittura quella di Viviani, che sembrava addirittura d'arrivo, e poi, sempre con Giampiero Pocetta protagonista come mediatore, quella per De Frel. Ci può spiegare che cosa è successo in queste due trattative di mercato? Anche perché ormai è finito tutto e quindi a bocce ferme si può dare anche qualche risposta in più. Ma erano due grandi obiettivi per noi, e due obiettivi che avevamo inseguito avevamo praticamente chiuso. Però nel momento che dei giocatori non vogliono venire, sicuramente noi non stiamo lì a pregarli. Noi vogliamo dei giocatori che sposano il progetto, che vengano con grande determinazione e con voglia. Io credo che Palermo ha bisogno solo di questo, di uomini, e quando salta una trattativa perché non c'è la volontà del giocatore, io alla fine sono contento, perché se lo prendevo vuol dire che non c'era questa determinazione. Io credo che i sostituti siano all'altezza, quindi siamo felici così.
Ci aiuta ad analizzare la frase del presidente Maurizio Zamparini che la settimana scorsa, con ancora 7 giorni di tempo per il mercato, ha detto avevamo 18 milioni da spendere, ma rimarremo così. E quindi, insomma, tutte quelle trattative per Arauco con la Spalmas, con Campbell, erano davvero reali o era soltanto un modo per distrarre l'attenzione, visto che poi sarebbe arrivato Gilardino? No, no, assolutamente. Noi siamo andati su Calleri, siamo andati su Araujo, siamo andati su De Frel. Noi le abbiamo fatte realmente queste trattative e abbiamo offerto anche grandi soldi per questi giocatori. Però purtroppo non sono andate a buon fine perché sono state rifiutate. Io credo che un giocatore deve avere il giusto valore. Andare a aumentare delle offerte che sono già alte, sia a livello per comprare il giocatore, sia a livello contrattuale, sia un po' assurdo. Io do un giusto valore, diamo un giusto valore al giocatore e più sopra di là non si va. Ripeto, offerte importanti che alla fine non sono state accettate. Quando c'è stata l'opportunità di prendere Gilardino, secondo me a livello tecnico e a livello economico poteva essere una buona operazione e l'abbiamo fatta, dato che abbiamo preso anche dei giovani come Trajkovski, come Djurkovic, dato che abbiamo Keyson, abbiamo preso un giovane Cassini, ci vorrà del tempo logicamente, però i nostri due in avanti sono Vasquez e Gilardino e credo che siano supportati bene da questi ragazzi. Direttore, l'ultima e chiudiamo perché parliamo davvero di futuro. Intanto diciamo che forse il vero colpo di mercato è stato insomma trattenere Lazar, trattenere Vasquez nonostante tanti soldi messi sul tavolo, e poi avete chiuso comunque un'operazione interessante perché avete dato Bentivegna in prestito al Como, tra l'altro un prestito, definiamolo secco, rimane ovviamente di proprietà del Palermo, si valuterà poi alla fine di quest'anno il percorso di Bentivegna in Serie B. Ma Lazar e Vasquez sono i veri colpi e Bentivegna può essere insomma il giocatore del futuro del Palermo? Ma sicuramente sì, noi guardiamo molto nei nostri giovani anche perché abbiamo l'obbligo, perché ci saranno delle regole anche già quest'anno e dal prossimo anno, ci saranno dei giocatori che devono essere formati nel settore giovanile. Quindi Bentivegna sarà sicuramente uno di quelli, l'abbiamo dato in prestito perché il ragazzo ha solo bisogno di crescere e si cresce solo giocando, ha delle buone caratteristiche e l'abbiamo dato in una squadra che secondo me ha tutte le caratteristiche per poterlo far giocare. Il colpo di Lazar e Vasquez sicuramente è un gran colpo averli tenuti, però il presidente è sempre stato fermo nella sua decisione di non cedere assolutamente nessun altro giocatore dopo aver ceduto Dybala e Belotti. Ha mantenuto la parola, ma di questo non c'era nessun dubbio, perché volevamo mantenere insomma una squadra con un certo spessore. Secondo me aver tenuto Lazar e Vasquez questo lo dimostra. Direttore, noi la salutiamo, per quanto mi riguarda io ho finito, la vuole salutare anche Salvatore Geraci. Ciao Manuel, in bocca al lupo. Ciao Salvatore, ci vediamo presto. Oh, grazie. Come no. E allora in bocca al lupo a Manuel Genolini, grazie per essere stato con noi.